Ucci, ucci, basta con sti vermi. Prego. Sai che a me gli esplorativi piacciono da morire. Ok, mi sa che dobbiamo affrontare la signora. Andiamo. Foto del tesoro. Nel water. Va bene, abbiamo un sacco di fotografie dei tesori. Poi le andrò a cercare. Siamo pronti per affrontare la miss? Dovremmo anche aprire questa porta. E dovremmo anche aprire... Eh sì, questo, perché ci sono delle munizioni. Quello non posso prenderlo ancora. Spero di non pentirmene. Sì, era decisamente una scorciatoia. Che probabilmente mi sarà utile dopo per riuscire a fuggire. Ok, sono pronta. Porca zozza, non puoi essere pronto per una cosa del genere. Mio Dio. Mio Dio. Proiettili. Oh, da cavoli, quelli della pistola. Combustibile. Non ho spazio per niente. Dovrei lasciare giù le chiavi invece di portarmele sempre dietro. Porca zozza. Mi segue, mi segue. Calmati, calmati. Ma che è? Oh! Corri, ti prego, corri! Muovi sti piedini! Uno davanti all'altro, su, non è difficile. Povera Ivy, le spezzerai. Forse nella pancia? No, non devo decisamente sparare nella pancia. Ci ho appena provato e non ha funzionato. No! Non è stata una buona idea. O forse sì. Sì! Ha preso fuoco! Sì, 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 ha preso fuoco. Dov'è? È da qualche parte che si sta riformando? No, moschini. Non pare che tu mi sia. Vieni fuori. Ma non ci penso neanche. È ora di farla. Ah, c'è un sacco di roba per tutta la mappa. Oh, sono caduta. Sono caduta. Dai, su, non avrei mica paura di una donna. Ma buon pelo. Oh! Soffre, cioè sta soffrendo, ma non capisco dov'è. Non guardare. La che arriva.
ride? Cosa ridi? Cosa ridi? Devo fare uno switch di armi non indifferente, sto fight. Ti ho preso! Convinta. Ma non posso darle fuoco alla faccia così. Porca Eva! Sì, mi ha preso. No! Brigati! Madonna! No, io lì sotto non ci vado. State proprio male. L'ho sbloccata, vai. Dov'è che è? Eccola. No, devo essere tipo troppo veloce con queste armi. Non provarci nemmeno. Ma gli ho appena dato fuoco, come ha fatto? Sei degno del suo dono. Ma no. Niente ragazzi, questa non prende più fuoco. Cioè, io gli do fuoco ma se ne sbatte. Cioè prima prendeva fuoco, mo se ne sbatte. Non capisco. Ok. Dai, con ste munizioni. Oh. Non devi alzarti più, stronza. Wow. Dico. Allora, ah ecco, sì, siamo nel posto giusto, perfetto. Eccola qua, vedi, ricordavo bene. Vai, ora possiamo aprirla. Wow. Il lanciagranate, ragazzi, siamo nella stanza delle scorte. Madò, lanciagranate. Ecco, ecco a cosa servivano le cartucce incendiarie. Sarebbe stato super easy farlo probabilmente con il lanciagranate, quel boss lì. Vabbè, che alla fine non è stato particolarmente complicato una volta capito come combatterla. Lanterna qui. E possiamo finalmente aprire la porta. Madonna, coccodrillo, mi ha fatto paura. La stanza dei bambini è questa. E la mia luce che ha sempre fatto tanta luce improvvisamente non illumina più niente? Cos'è stato? No, ma perché in tutti i giochi horror deve esserci la palla che rotola da sola? Ciao Denver. My family, la mia famiglia. Evelyn. Ah, questa strana Evelyn. Mi sa che è la bambina. Un sacco di scarpe. Che siano tutte le scarpe delle persone che hanno rapito e seviziato. Un armadio di bambole andate a male. Cos'è? Non riesco a capire questo disegno. Sembra come se la terra si fosse spaccata in due. Però vedo un sacco di persone morte o annegate. Non riesco a capire. Forse è tipo un temporale che ha spaccato in due. Ciao. Ciao, signor orso. Io cerco. Mi sta marcendo in mano. Mi è marcito in mano. C'è qualcosa che non va in lei. Solo in lei.
Se dovessi fare l'elenco di tutto quello che non va in questa casa. Io non posso andare di là. Ho una mappa. Sì che ce l'ho. Stanza contaminata. Allora, io arrivo da qua, dalla stanza dei bambini. Fatto così, stanza contaminata. E arriverò in questa zona che ancora non abbiamo mai... Ah, arriverò nella cella di detenzione. Cella di detenzione di cosa? La palla. Vuoi giocare? È la cella di detenzione di chi? Io apro e vado indietro. Ah, è un passaggio segreto. C'è un passaggio segreto all'interno della stanza. Eccolo. Dovevo solo spi... Ma è una bambina. È una bambina, non è una vecchia. Oh mio Dio. Portavano dei sacrifici. Oddio, forse ci siamo. Braccio serie D. Questa stanza è piena di scritte all'improvviso. Senti, fammi uscire. Porca zozza! Ti prego, esci, sbrigati. Abbiamo il braccio, non dobbiamo rimanere ancora. Meno male che ho preso lo shotgun, meno male. Pronto? L'hai trovato? Sì. Sì. Ecco qua. Riusciremo a creare il siero con queste cose? Ce la faremo. Una volta creato, potremo andarsene via. Insieme. Ma chi te vuole? Ti aspetto alla roulotte, va bene? Va bene. Io per un sì o un no ci vado. Ma ci vado col fucile carico. Eccomi. Dove diavolo sei, eh? Io... niente. Ci serve la testa. E ce l'hai. Questo aiuterà me e mia, no? Ehi, amico! Pensavo dovessi saperlo. Per Zoe è arrivato il momento di una bella pausa caffè. Lei e Mia sono qui con me. E beh, si stanno tenendo compagnia, diciamo. Ora lasciale andare, ok? A che ti servono? Queste sono questioni di famiglia, Ethan. E tu non ne fai parte, mio caro. Mi sono spiegato? Cristallino. Comunque, se ti serve una testa, sentiti pure libero di venire qui quando vuoi e io te ne darò una. Ma sappi
prima dovrai partecipare a un semplicissimo gioco che ho preparato per te. Solo per te! Di che gioco parli? Oh, so che non stai nella pelle, ma tranquillo, non andrà da nessunissima parte. Molto bene, come prima cosa, partner, ti conviene dare un'occhiata dentro al frigo che c'è nella roulotte. Fanculo, crepa! Oh, bravo, tira fuori le palle. Guardi, non devi fare così, dopotutto vuoi divertirti anche tu. Allora, guarda dentro al frigo. E se io non volessi guardare? E se io andassi avanti nel gioco senza guardare nel frigo? Prendi la pistola, va con più munizioni. Non si sa mai. Cosa mi dovrebbe stare a simboleggiare questa cosa? È una testa con dei denti sopra. Ci hanno fatto crescere praticamente... Ah, un momento... Questo è uno di quegli schifi di melma che esce fuori dalle tenebre. Quindi quegli schifi di melma sono tutte persone mutate, tutte le persone che hanno rapito e si sono trasformate in quegli schifi. Il maiale schifoso ti aspetta nella stanza delle dissezioni. Strunz. Mi insulta ne basta il suo gioco, mi ha dato del mangia merda, dello stronzo. Va bene. Cadavere, ecco il cadavere. Deve essere rigor mortis. Le sue articolazioni sono già rigide. Sì, proprio rigor mortis. Un odore dolce e nauseabondo pervade la stanza. Ha iniziato già a decomporsi. Prova di essere un vero uomo. Infila la mano nel collo di questo maiale. No, seriamente? Che cosa schifosissima. Pareva. È un budino. È solamente un budino. Oh, la chiave del serpente. Non vomitare, ti prego. No, 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 resisti. Aiuterà te a trovare le tue schede. Senza quelle non potrai entrare alla festa, mi dispiace tanto. Chi deve guadagnare la pagnotta, Ethan? No, non ho più proiettili. Dai, 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 carica, 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 sbrigati. Non mi sembrano molto sensibili al fuoco. No. Non lo sono affatto. Non lo sono affatto. E io mi sto bloccando come una scema. No, ho visto qualcosa. Ah, polvere da sparo. Con la polvere da sparo posso farci delle munizioni. Ah, cavoli. Non ho il siero. Ma io gli do fuoco. Ah, c'è una porta lì. C'è una porta del serpente. Ah, no, muoiono invece. No, 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 se persevero nel dargli fuoco, muoiono dopo un po'. Tranne lui. Tranne Mister Ranocchietto che non vuole morire. Ok, è morto. Ho sprecato un colpo per nulla. Vai. Chiave del serpente. E si va. Cioè io continuo a sentire qualcuno che fa muggisce. Sembra Corri, corri. Sappiamo come corri. Molto lento, ma cerca di farlo. Vai. Posso chiudere la porta? Oh! Cosa cacchio è? No!
cazzozza Zudra. No! Forza! Sbrigati a caricare sta cosa! È morto? Vedi, l'ho fatto flambé. Faccio un giro, un altro giro. Che no, non voglio sprecare munizioni. A meno che non faccio anche questi flambé. Oh, che bel castello, Marco. Un giro, bello. E vai. Perché ho sparato, dai? Già che ho pochi colpi. Sbrigati, apri sta porta che c'ho la gente dietro, per favore. 10 anni ci ha messo. Ok. Erba. Aprile 1980. Jack entra nei Marines. Chi è Jack? Tra l'altro io non ho mai giocato la versione del DLC di Ellie. Ma tu da dove cacchio sei uscita? Non c'era prima, vero? Non c'era prima la signora, raga. Non ho le visioni, non c'era. Ok, no, allora, non ha senso farlo così a caso. Cerchiamo la stessa ora degli altri orologi. Se la ricorda, ma devo andare a vedere. Salve. No, davanti. Di qua. Vai. Un po' creepy questa cosa. Giù con la testina. Oh mio Dio. È un brutto odore, vero? Lo sento fino a qui. Cavolo era. Di sopra. Stanza della nonna, stanza dei bambini. Ma è su, non è giù. Eccola. Guarda lì dov'è. Ma guarda te.